Aave è una piattaforma di DeFi che appartiene alla categoria credito-debito, ovvero una piattaforma sulla quale si può andare a chiedere un prestito collateralizzato dalle nostre cripto, oppure a fornire liquidità sotto forma di stablecoins e andare a maturare una vera e propria rendita passiva su di esse che può superare in alcuni casi il 10% annuo. Su Aave, tra l'altro, una delle particolarità, insieme alle altre che andremo a vedere ovviamente nel corso di questo video, è che possiamo ricevere la nostra rendita passiva direttamente sul nostro wallet Ethereum senza dover passare per l'applicazione. Particolarità molto interessante. In questo video vi mostrerò tutte le caratteristiche di Aave che la rendono particolare e in un certo senso migliore, più evoluta delle altre, e andiamo a vedere come utilizzarla, ovviamente. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questo video si inserisce ovviamente nella serie di quelli dedicati alla DeFi. Vi lascio qua se vi va la playlist per andare a vedere i vecchi e ovviamente andiamo a esaminare una dopo l'altra tutte le piattaforme più interessanti. Aave non fa eccezione. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video che mi gasate tantissimo. A voi non costa nulla, per me vuol dire tantissimo perché mi incentiva a continuare a produrre sempre più contenuti e sempre più di qualità. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, mi raccomando, per non perdervi nulla e infine seguitemi sugli altri canali social, trovate i link in descrizione. Andiamo a vedere Aave. Il suo nome è Aave, penso che si pronunci così, ed è una piattaforma di DeFi che appartiene alla categoria credito-debito. E direte, ma è l'ennesima, ne abbiamo viste già mille, ma perché ce la stai facendo vedere anche questa? In realtà è diversa dalle altre, nel senso che ha alcune particolarità che la rendono molto molto interessante, quindi meritevole di un approfondimento. Allora, per chi non sapesse niente di DeFi, allora innanzitutto consiglio di andarsi a vedere gli altri video che ho fatto. Vi lascio qua in alto a destra una playlist con tutti i video sulla DeFi, dove andiamo a esaminare le varie piattaforme e ovviamente introduciamo dicendo bene che cos'è la DeFi, per farsi un po' di insomma concetti, di nozioni, per masticare cosa significa operare in DeFi, che cos'è la terminologia necessaria. Vi faccio un brevissimo recap anche qui di un minuto, non di più, su che cos'è la DeFi e il credito debito decentralizzato, giusto per fare un'introduzione veloce se una è neofita o non ricorda bene. La DeFi è la Decentralized Finance, finanza decentralizzata, quindi servizi finanziari appunto senza intermediario se non la blockchain e gli smart contract. Il servizio finanziario più di base di tutti ovviamente è il credito debito. C'è qualcuno che ha bisogno di un prestito di liquidità, lo va a chiedere a di solito un istituto di credito, in questo caso lo va a chiedere a una DEP, uno smart contract, in questo caso Aave in particolare, e dall'altra parte c'è qualcuno che fornisce liquidità, che non è più l'istituto di credito che prende poi liquidità da altri e lo fornisce a chi ha bisogno di prestiti, ma non andiamo a dilungarci troppo, ma in questo caso è direttamente messo in contatto colui che ha liquidità in eccesso e quindi la vuole dare a disposizione alla piattaforma e colui che invece ne ha bisogno e vuole aprire il prestito. Chiaramente per aprire un prestito ci vuole una garanzia, perché io devo essere sicuro che quel prestito venga ripagato, altrimenti non sta in piedi tutto il sistema. Questa garanzia, nel caso di DeFi e nel caso di Aave, sono le cripto che vengono depositate come collaterale, si dice. Significa che io vado a depositare, supponiamo, 10.000 dollari di Ether, posso prendere un prestito in liquidità, esempio in stablecoins, di 5.000 euro dollari, quello che è. Perché la metà? Perché il prestito deve essere sovracollateralizzato. Sappiamo tutti molto bene che le cripto sono volatili, pertanto io devo avere abbondanza di collaterale al fine di essere in grado poi di restituire il prestito. Perché se il collaterale dovesse scendere di valore al punto di valere meno della liquidità che ho preso in prestito, crolla il sistema e quindi mi forzerebbe la liquidazione, cosa che non deve accadere, e questo è il motivo per cui sovracollateralizzo i prestiti. Questo era una brevissima intro. E adesso invece andiamo a vedere qual è la particolarità di Aave, quali sono le particolarità di Aave. Allora, Aave si chiamava Ethland, ok? Un tempo, perché di sicuro lo conoscete, di sicuro il token Land l'avete già visto da qualche parte da tempo. È stato rebrandizzato ad Aave recentemente e a gennaio di quest'anno è andato in mainnet e ha lanciato la sua DEP con grandissimo successo, perché da allora, se andate a vedere sul nostro caro DeFi,
Pulse.com, vedete che il suo andamento, la quantità di fondi depositati su di essa è in costante crescita, quindi sta funzionando alla grande. Comunque è stata rebrandizzata da Aave, il token è rimasto LEND, la mainnet è andata a gennaio 2020 e da allora mette a disposizione il suo servizio di credito debito. La particolarità, cioè un pregio, uno dei pregi, è il fatto che il suo smart contract è audited e open source. Cosa significa? Significa che è verificato, cioè qualcuno lo ha controllato, qualcuno che di mestiere si occupa di sicurezza di smart contract, l'ha controllato e l'ha validato dicendo è sicuro, quello significa audited. Open source significa che invece è disponibile a tutti quanti e quindi quello è un pregio di sicuro perché è trasparente. Abbiamo detto prima, non c'è una terza parte che fa da istituto di credito e questo è un grosso vantaggio della DeFi perché non c'è il rischio del fallimento della terza parte, quindi poi i tuoi soldi non sai bene dove finiscono, ok? Al contrario, in questo caso sono su blockchain, c'è lo smart contract, quindi sai benissimo quello che sta succedendo grazie alla trasparenza della blockchain e all'immutabilità della logica degli smart contract. C'è un altro rischio però, che è il rischio informatico, ovvero lo smart contract deve essere dannatamente sicuro, perché altrimenti c'è il rischio di trovare un bug, un exploit che fa sì che qualcuno con intenzioni maligne vada a sabotare la piattaforma e poi succede un pandemonio, cosa che non voglio che accada, soprattutto quando loccati nella piattaforma ci sono decine di milioni. Potete capire che sarebbe una bruttissima figura e soprattutto un grossissimo danno per gli utilizzatori della piattaforma. E questo quindi chiama la necessità di uno smart contract assolutamente sicuro. La sicurezza è prioritaria nel mondo della DeFi e quindi l'auditing è fondamentale, questo per dire quello. Un'altra cosa particolare di Aave dal lato tecnico è l'utilizzo di un oracolo decentralizzato. Che cos'è un oracolo? Un oracolo è semplicemente un qualcosa che fa da ponte tra lo smart contract, tra la DEP e il mondo esterno, diciamo così. In particolare per Aave, per le piattaforme DeFi, serve un oracolo che gli continui a dire i prezzi delle varie cripto. Per quale motivo? Perché ovviamente se io vado a depositare qualche coin come collaterale e vado ad aprire un prestito, devo sapere quanto vale il mio collaterale per vedere poi se rischio la liquidazione oppure no. Quindi ci vuole qualcuno che dica ad Aave quanto valgono le monete. Le altre piattaforme di DeFi utilizzano tutte oracoli centralizzati o proprietari. Aave utilizza Chainlink, che è un oracolo decentralizzato, quindi altro punto a favore di Aave. Una particolarità invece intrinseca della piattaforma è il rate switching. Sapete che quando qualcuno apre una linea di credito, quindi quando qualcuno fornisce liquidità e qualcun altro la prende in prestito, colui che la prende in prestito paga la fee ovviamente a chi fornisce la liquidità, che invece va a maturare una rendita passiva a tutti gli effetti ed è l'incentivo che poi si ha a dare liquidità al sistema. Solitamente c'è un tasso di borrowing fisso, uno solo, mentre Aave ne fornisce due, uno che si chiama stable e uno che si chiama variable. Che differenza c'è? Lo dice la parola stessa. Quello stable è più o meno costante nel tempo, quello variable invece è variabile, molto più variabile, però più basso, ok? Quindi non è come dire il mutuo tasso fisso, tasso variabile, però è una cosa simile, nel senso che il variable borrow API può variare molto in condizioni particolari di domanda e offerta, mentre quello stable varia molto poco, ok? Giusto per capirci, però ovviamente si paga un premium notevole, quindi il consiglio è sempre quello di utilizzare il variable, a meno che non si verifichino condizioni particolari. In qualsiasi momento in cui è aperta la mia linea di credito io posso switchare, posso cambiare dallo stable al variable e questa è veramente egregia come cosa. È un livello superiore di complessità e di utilità anche nel mondo DeFi e non c'è altra piattaforma che lo fa. Il deposit APY, scusate, è invece il tasso di interesse che maturo se io deposito liquidità sulla piattaforma e ovviamente è più alto per le stable coins perché sono loro la liquidità, non è che qualcuno va a prendere in prestito Ether. E questi tassi ovviamente dipendono da domanda e offerta, quindi più c'è domanda di DAI, per esempio, da prendere in prestito, più i tassi salgono e quindi c'è più incentivo a fornirli per chi vuole la rendita passiva e ovviamente c'è meno incentivo a prenderli in prestito per chi li vuole prendere in prestito perché il tasso è molto alto.
Come funziona l'applicazione? Allora, io ho utilizzato il browser Brave, come vedete, che sapete ha il crypto wallet integrato. Ci ho collegato il mio Ledger, che ce l'ho qua sulla scrivania, e ho cliccato Access e si viene catapultati direttamente sulla dApp, ok? app.aave.com. Se non avete ancora creato il wallet, insomma, dovete farlo in un qualche modo. Se usate Chrome potete usare l'estensione MetaMask, ci sono vari modi, insomma, per collegare il vostro wallet. L'importante è che alla fine ci sia. Vedete, questo è l'address Ethereum del mio wallet collegato. Venite catapultati su questa home page che vi fa vedere in breve cosa potete fare. Le cose interessanti sono qua sotto. Abbiamo Dashboard, Deposit e Borrow. Dashboard ovviamente ci fa vedere quello che sto facendo, quindi se ho aperte delle linee di credito, se ho preso dei prestiti, se ho depositato liquidità, quanti interessi ho maturato, eccetera, 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 eccetera. Deposits e Borrowings ovviamente sono i due menu switchabili, le due facce della medaglia. Deposit invece mi fa depositare per l'appunto le coin che voglio depositare. Vedete qua ci sono tutte quelle disponibili, sono token ERC20 in quanto la dApp gira su blockchain Ethereum. E ci sono varie stable coins sulle quali andare a maturare una discreta rendita passiva. Si può superare, adesso è molto variabile nel tempo, tra poco vi faccio anche vedere, clicchiamo details che c'è il grafichino. Comunque vedete DAI al momento è quella con rendita più alta, TrueUSD, USDC, USDT e SUSD, Synthetix USD, è il Synth stable coin. E poi vedete ovviamente tutte le altre che sono invece utilizzabili, presumo, più come collaterali che altro, perché i loro rendimenti sono bassissimi, non hanno domanda e quindi il motivo è un po' quello. Se andiamo a cliccare su details, ad esempio di USDT, cosa ci fa vedere in più? Allora, ovviamente il nostro balance, le nostre transazioni, qua è tutto un log che al momento per me è vuoto per ovvi motivi, e qua invece ci sono le cose interessanti, ovvero lo utilization rate, che significa che il 76.49% degli USDT in liquidità sulla piattaforma al momento è in prestito, quindi è molto utilizzato USDT. 4 milioni e mezzo è la liquidità, 1 milione è quella rimasta, quindi il 24 e qualcosa, cioè anzi il 23,5%. Ok, questo è il senso di queste tre voci. Deposit APY 3,71%, borrow API c'è soltanto variable e non può essere usata come collaterale USDT, ma soltanto come liquidità, ok? Quindi deposit APY ovviamente cambia in funzione del cambiare di questi parametri, quindi aumenta la domanda, aumenta deposit APY, aumenta l'offerta, diminuisce deposit APY, le leggi del mercato. Qua sotto, vedete, abbiamo un bellissimo grafico che ci mostra in funzione del tempo l'andamento dell'APY, ok? Per farci un'idea, vedete che è molto variabile e fortemente dipendente, come vi dicevo, dalle condizioni del mercato. Quanto ho depositato, il balance totale del mio wallet, health factor, invece è un qualcosa che riguarda specificamente i prestiti. È un fattore, se cliccate sulla I di info ve lo dice, è un fattore che mostra quanto è salutare dall'iHealth il mio prestito. Significa quanto è sovracollateralizzato il mio prestito, nel senso se il collaterale vale tanto quanto quello che ho preso in prestito sono a rischissimo di liquidazione e l'health factor tende a 1, se scende sotto a 1 liquidato, quindi non deve succedere. Se vedo che si avvicina a 1 vado a iniettare altro collaterale per tenere in piedi il prestito oppure lo chiudo prematuramente. Più è alto l'health factor meno rischio la liquidazione, ok? Semplicemente. Se invece vado a vedere, giusto per darvi un raffronto, DAI che ha il 7,31 di APY, volevo solo farvi vedere che la utilization rate è più alta e la liquidità è più bassa, quindi vedete minor offerta, maggior domanda, APY più alto. Basta, questo è per farvi vedere un po' come funziona la logica. Borrow invece è per aprire una linea di debito, quindi per chiedere un prestito. Ovviamente devo aver depositato collaterale e poi posso andare a scegliere la coin da prendere in prestito. Vedete che se ad esempio prendo in prestito, che ne so, USDT, che posso solo prenderlo con variable al momento, mi fa vedere l'andamento dei tassi di interesse stable e variable nel tempo, ok? Quindi prima devo depositare, avere borrowing power, vado ad aprire il mio prestito e avrò un loan to value, ovvero quanto io ho di collaterale rispetto al prestito. Più è alto e meglio è, ovviamente deve essere alto perché altrimenti c'è il rischio di liquidazione ed è direttamente correlato all'health factor. Un'ultima cosa che vale la pena citare, anche se forse è un pelino più tecnica, è che Aave
offre la possibilità di dare dei flash loans, si chiamano, ovvero dei prestiti lampo che sono da ripagare nella medesima transazione. È una cosa molto tecnica, ovvero tu devi scrivere uno scriptino, immaginiamoci, per andare ad aprire e chiudere un prestito e nel frattempo fare cose che possono essere solitamente arbitraggi, che ne so, prendo un prestito, lo utilizzo un po' su Compound, un po' da un'altra parte, vado a fare compra, vendita, eccetera, eccetera, poi chiudo, restituisco il prestito in una transazione, quindi nel giro di un blocco, 10 secondi, e nel frattempo ovviamente ho fatto i miei arbitraggi e il guadagno me lo tengo io. Ok, questo è il flash loan, veramente detto, cioè, ho rovinato il concetto di flash loan, non me ne vogliate voi che siete pro, che mi ascoltate, magari faremo un video se vi interessa sui flash loans, però appunto non era questa la sede di cui parlarne, perché non penso sia la cosa che vi interessa di più. Il prestito, scusate, la liquidità depositata come viene certificata? Vengono erogati dei cosiddetti A-tokens, che sono dei token peggati, diciamo così, alle coin, e danno la prova che tu hai depositato liquidità, ok? Quindi quando ti viene pagato l'interesse ti può venire pagato anche sul tuo address Ethereum direttamente, che è una cosa veramente interessante, unica e ottima, solo perché appunto detieni gli A-tokens, ok? Tutto tramite questa interfaccia si fa, però non è che ogni volta devi sbloccare, trasferire il collaterale, prendere l'interesse che hai guadagnato, eccetera, eccetera, ma ti viene pagato direttamente sul tuo wallet Ethereum, e se vuoi, lo puoi reinvestire direttamente su Aave per fare compounding dell'interesse. Basta, vi ho detto tutto, ho cercato di essere il più stringato possibile senza dimenticare nulla, spero che abbiate apprezzato. Se avete dubbi, domande di qualsiasi tipo, mi raccomando, fatemeli, perché è una piattaforma che merita la vostra attenzione. Vi lascio qui e ci vediamo alla prossima.